Sai quali sono i benefici della scrittura a mano e perché dovresti preferire questo tipo di scrittura soprattutto quando scrivi di te? Te lo racconto subito. Scrivere a mano è un gesto antico, è una gestualità che è nata molto prima per l'essere umano rispetto alla tastiera. Quindi il nostro cervello la riconosce immediatamente. Non solo, è una gestualità che va a stimolare la parte creativa della nostra mente, del nostro cervello. E poi pare che anche il rumore della penna, della matita sul foglio vada ad accendere tutte quelle risposte sensomotorie che diamo, che il nostro cervello dà in una serie di situazioni legate alla scrittura, all'indagine di sé. C'è un altro aspetto però molto importante, che è quella coordinazione che si viene a creare tra l'occhio e la mano, e questo è importantissimo per la crescita, per i bambini. Per questo è importante che i bambini non perdano la scrittura a mano, ma che anzi sia sempre più sollecitata. Non c'è da dire un'altra cosa: la scrittura a mano favorisce la concentrazione. Se prendiamo appunti a mano, pare che sicuramente ce li ricordiamo di più. A me succede senz'altro così, me li ricordo di più se scrivo a mano. E poi c'è un altro aspetto: pensate alla bellezza, all'unicità della vostra scrittura, alla calligrafia, alla grafologia, tutte quelle interpretazioni che possono essere date della scrittura e che rivelano noi stessi, rivelano una parte del nostro carattere. Tant'è vero, ditemi se non è così, non scriviamo sempre allo stesso modo. La scrittura risente anche di come stiamo, del nostro stato emotivo. Voglio anche consigliare un libro molto bello, La bellezza del segno, elogio della scrittura a mano. Leggetelo perché è davvero un libro molto interessante se volete approfondire questi concetti legati proprio alla scrittura a mano. Sono Alessandra Perotti, da tanti, tanti anni mi occupo di scrittura creativa, scrittura terapeutica e autobiografica. Seguo le persone, i professionisti, le professioniste, le aziende nella scrittura, nella stesura della loro storia, sia per fini più legati al marketing, quindi per farsi conoscere, ma anche per fini e obiettivi di tipo terapeutico, ma anche per dare testimonianza delle storie che abbiamo vissuto. E per il resto ti auguro buona scrittura della tua storia, perché non c'è niente di più bello, di più unico della tua storia.